Il futuro nella professione, questo è il titolo del convegno nel corso del quale verranno introdotte le nuove regole di accesso all'albo dei dottori commercialisti. Sì, oggi è un incontro particolare, direi straordinario, perché abbiamo da commentare e illustrare soprattutto ai giovani che si accingono a prepararsi alla futura professione, illustrare delle novità e soprattutto un grande evento, perché oggi verrà un po' suggellato e presentato un accordo tra gli ordini professionali e l'università. Questo per avvicinare ancora di più quello che è la professione, il futuro di domani della professione e la preparazione accademica, che sono due percorsi importantissimi da offrire ai giovani che si accingono poi a presentarsi all'esame di Stato in maniera preparata già per il mercato, quindi con le cognizioni tecniche, professionali e soprattutto anche operative, quindi per accorciare ancor più il percorso formativo e renderli più preparati. Diciamo che finalmente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di concerto con il Ministero, ha stipulato una convenzione che tiene conto da un lato di un percorso molto lungo e dall'altro della riforma universitaria delle lauree triennali e magistrali, e quindi si è cercato in qualche maniera di riconoscere dei percorsi che l'università possono predisporre ad hoc un percorso un po' più abbreviato. Quindi, per fare un esempio molto spicciolo, chi si iscrive a una laurea magistrale può fin da subito cominciare quel tirocinio professionale obbligatorio necessario per sostenere l'esame di Stato, e non solo. Se i corsi di laurea sono ben assestati secondo quello che prevede questa convenzione, addirittura può non fare una delle tre prove previste per l'esame di Stato.